Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Allora, volevo aprire una nuova serie, questa volta su FIFA 13. L'ho preso, diciamo, 3-4 giorni fa, prima di fare, mi sa, il video del 200 iscritti. E siccome non vorrei annoiarvi troppo con i soliti FPS, anche se vedo che comunque sia il vostro interesse è alto riguardo a Call of Duty, a Battlefield 3, alla serie zombie, vorrei fare anche un pochettino, magari qualcuno a cui piace il calcio, una serie su FIFA 13, su qualche partita online. Ovviamente non voglio sfidare nessuno dei miei amici, ma voglio sfidare gente online e farvi vedere i comportamenti delle persone. Di solito mi trovo gente che prende, appena gli fai 2-3-0 o 3-1 se ne vanno via dalla partita. Quindi andiamo subito, personalizzate, testa a testa, e cerchiamoci una partita. Andiamo. Allora, eccoci qui. Paris Saint Germain il tipo. Io ovviamente ho la mia squadra, il Cagliari. Però prendiamo, non voglio fare il solito newborn. Io prendo la mia squadra, la mia squadra preferita, il Real Madrid. Ok, Barcellona contro il Real Madrid, ragazzi. Una sfida epica. Andiamo, rosa. Allora, io di solito cambio di nuovo questo Raul, rimetto Sergio Ramos centrale, tolgo Raul Biel e metto Fabio Coentrao. Poi vediamo un pochettino, l'avevo già sistemata la formazione, quindi è infatti già pronta, è un 4-3-1-2. Quindi siamo pronti ragazzi, gioca a parità e aspettiamo che l'avversario inizi. Eccoci ragazzi, siamo a inizio partita, ovviamente se partiamo subito. Allora, dai, non me ne frega un cazzo di vedere i miei giocatori che giocano, che si affiancano ai giocatori del Barcellona. Muoviamoci, dai. Andiamo, dai. Perfetto, ricominciamo la partita ragazzi. Ozil, sciabalanza. Ovviamente. Beppe, che ne pensi della partita? Bravo! Ma dai! Ma perché si allunga così dal nulla? Prevedo un incontro molto equilibrato. E non lo seguono, ragazzi. Per questa partita è stato disegnato il signor Pedro Teguiglia. Bello, bravo! Attenzione! Grande Casillas! Ah, ragazzi, non prendete. Cioè, fate conto che io ho iniziato da poco a giocare a FIFA, quindi non lamentatevi se perdo. Sale la squadra. Che strano, guardate un po'. L'attacco non si è concretizzato. No, fermati tranquillo, piano. Vai Ozil. Cristiano Ronaldo, guarda dov'è. Cristiano Ronaldo a cele. Dai! Zio! Iniesta. Ma oh, che prurito la spada, ragazzi, andiamo. Dai. Dani Alves contro Xabi Alonso. Dai via. Bravo, non seguirlo, tranquillo. Oh, Xabi Alonso, grande controllo. Xabi Alonso. Benzema. Bravissimo Menza. Modric. Özil. Cristiano Ronaldo prova ad andare via. Raggiunge il compagno. Cristiano Ronaldo! No, ragazzi, che cazzo! Peccato, era una bellissima azione. Questo fa molto passaggi corti, ragazzi, quindi dobbiamo Sanchez anticiparlo bene. Saltare l'uomo come pochi. Allora, Fabregas. Ok. Dai! Bravo, bravissimo. Se riuscirà a concretizzare questa occasione. Dai, ma allunghi la gambina e ti blocchi. Intercetta un pallone pericolosissimo. Cristiano Ronaldo. Grande, vai Benzema. Avanza verso la. Che strano Benzema, che schifo. Che strano, guardate ragazzi, queste cose proprio non mi sanno per niente di strano su FIFA. Le classiche puttanate dei giocatori che sono di classe elevatissima, cioè giocatori da 5 stelle eppure fanno puttanate da giocatori di serie B o di serie C. Esattamente. Grande che azione ragazzi. Ovviamente Cristiano Ronaldo arranca come sempre. Dai, ma perché ti blocchi? Perché? Ma io mi dico, no, ragazzi, ma lo vedete le puttanate di sto gioco? Vai subito di nuovo. Benzema. Bravissimo Benzema, si gira perfettamente. Assolutamente di pari livello, sarà un match sicuramente equilibrato. Appoggia al compagno. Ma perché? Era un passaggio perché dira. Cazzo, dai. Ragazzi, questo io non l'ho voluto prendere subito FIFA 13 perché è il gioco che mi fa sclerare di più. Xabi Alonso. Questo mi fa proprio innervosire. Iniesta. Vai, grande, dai! Grande! Benzema.
grandissima occasione per lui. Dai, ma perché ti ha centri di merda? È riuscito però a finalizzare. E Puyol c'ha il controllo di Messi, cazzo ragazzi. Puyol ha il controllo di Messi. Il tiki tacca del cazzo Sanchez. Del Barcellona a farlo. Dai, ma che cazzo, Coentrao. Dai, Coentrao, quanto fai schifo. Quanto fai schifo. E muovi, testa di culo. Cerchiamo subito di recuperare. Ragazzi, Coentrao è anche veloce. Ma che putanata. No, non è che si occupa proprio di noi. È una merda, Coentrao. Che faccio, che cazzate. Passaggio a buon fine. Dai, ai, grande, sì. Ma vaffanculo Benzema. Ecco Iniesta. Jordi Alba. La passano ancora? No, non ci credo, non intervengono. Sembra, boh, non lo so, non so neanche come descriverli. Vai grande bello stop di petto, grazie. Grande, dai, veloce. Oh, Mesut Özil, Mesut Özil, Puyol veloce quanto Mesut Özil. Queste sono le puttanate del gioco e poi mi cambia giocatore e mi dà Cristiano Ronaldo, ragazzi. No, io vorrei capire il perché di darmi Cristiano Ronaldo. Xabi Alonso che mi fa questi errori, non si può vedere. Ragazzi, che puttanata di gioco. Grande Xabi Alonso. Mamma, 80 anni. Ovviamente Puyol è veloce. Minchia, ragazzi, quanto mi fai nervosire. Puyol veloce quanto... Quanto cazzo, quell'Özil. Özil è veloce. Cioè, fra un po' è più veloce di Cristiano Ronaldo. Dai, ma li state sbagliando tutti i passaggi. Piqué. Ragazzi, fa il granchietto davanti al giocatore. Cioè, non riesce neanche a intercettare una palla. Fabregas cerca spazio. Strano. Ma cosa vuoi fare? Ma cosa vuoi fare? Jordi Alba. Dai, ma cosa vuoi fare? Fallo laterale per il Barcellona. Hai già segnato di culo. E il Barcellona si porta in avanti. Voci, coglione. Spazio. No ragazzi, io non ci credo, la mia difesa è una merda, ma stiamo scherzando. Che strano come gioca questo tipo, bravo. Occasione in vista. Dai, ma oh! Oh! Ancora in gioco! Dai! Mamma mia, non la buttano neanche via! Il difensore si fa superare da Messi. Fabregas. Sì. Trova il compagno. Cioè, non ci credo. Oh, ma che cazzo di controllo hai, brutto stronzo? Che cazzo di controllo hai? No, dai, ma stiamo scherzando, ragazzi. Stanno facendo le puttanate più grandi per farmi perdere. Classico gioco. Grande, Cristiano Ronaldo. Punta. No, non ci credo, non mi fa neanche i ciocchetti, Dio santo. Dio santo. Palla al compagno. Dai, ma non fai un cazzo! Non fai un cazzo, che gioco di merda. Mamma mia, avevo ragione a non comprarlo, ragazzi. Però vai, per 10 euro, cosa potevamo... Sì? Dai, ma la vedete, la puttanata! No, non ci credo. Minchia, Dio santo, ragazzi, Dio santo. Ma non diciamo cazzate, è molto angolato. Il portiere esce quando cazzo vuole. Tristezza, dobbiamo recuperare al secondo tempo, ragazzi. Lo farò per voi, cercherò di recuperare il tutto e per tutto. E dai, non fermare la partita! Muoviti, dai, partiamo subito, ragazzi. Cerchiamo di andare subito al secondo tempo. Non vedo grandi possibilità di cambiare il corso di questa gara, Fabio. Certo, ha avuto un culo, sto stronzo. Dove può cadere il tutto. Infatti può cadere il tutto. Cerchiamo di recuperare, ragazzi. Ecco l'inizio del secondo. Bravo! Ragazzi, veramente, per certe cose i miei giocatori sembra che non abbiano mai toccato un pallone di calcio. Un pallone da calcio, veramente. E muoviti. Sviluppano il gioco. No dai ragazzi, dai! Ma stiamo scherzando!
Ma stiamo scherzando! A questo punto via, specie con un portiere in queste condizioni. No, ma fa cagare Casillas, ma stiamo scherzando! Sta facendo merda! Che cazzo! E l'ha infilato lì. Oh, ma che controllo hai? Cazzo, non sei giocatore. No, ragazzi, veramente mi sto incazzando ora. Cioè, la prende lui, ragazzi. La prende questo col. Non fischiare questi cazzo di falli. Palla buona, hanno battuto subito. Non mi dà mica mio giocatore tutto allora, raga. Non lo so. Ottima iniziativa da parte. Non so più che dire. Non so più che dire. Fra un po' ce lo faccio muto questo cazzo di gioco. Ottimo passaggio. E perdono palla nella propria area. Dai. Parte il tiro. Minca Casillas di merda. Casillas di merda. Sei pronto a battere. Sono stanco anche. Può appoggiare al compagno. Bravo, dai, la puttanata, ragazzi. Ma la vedete la puttanata? Xabi Alonso. Parte Modric. Raggiunge il compagno. E che cazzo rete, Cristiano Ronaldo, ragazzi. Cristiano Ronaldo, CR7. Segna 3-1. Grandissimo gnò, Real Madrid. Prova la rimonta, la remontata, al contrario. Che culo, che culo. Il passaggio di Messi viene intercettato. E non cambia, cioè ragazzi, lo fa il giocatore quando cazzo vuole. Andate su. E sono stati bloccati proprio. Ma guarda che culo. Modric. Ma che cosa fischiano questi stronzi? Grande! Ma dai! Grande! Vai, 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 vai! No, ma ragazzi! Ma io di. Cioè vabbè, Puyol, ho ragione anche lui. David Villa. Passaggio dosato molto male. Özil. Possono ripartire. Il no, dai, dai, ma stiamo scherzando, si scontrano alla cazzo di cano, bravo, bravissimo Marcelo. E ovviamente, uguale puttanate di Casillas. Xabi Alonso, prova ad andare via da solo. Benzema. No. Sbaglia la misura del passaggio. Dai, ti muovi, ma vaffanculo. Dai, ma vaffanculo. Guardate, guardate che cazzo stanno facendo i miei giocatori. Ma smettila di fare i giochini. Ma smettila. Dai, ma non li. Minca, non intervieni neanche. Merda di Marcelo. Xabi Alonso, grande controllo di palla. Scarica su Coppa. Si è liberato di. Cristiano Ronaldo! CR7 ancora 2-3. O 3-2, quello che cazzo è. Grandissimo Cristiano Ronaldo. Il Barcellona sta per essere recuperato. Ovviamente molti tipo giocherà solo in difesa, invece no. Vediamo se giocherà solo in difesa. Speriamo di no. Perché altrimenti è irrecuperabile la partita. Vai. Iniesta. Perfetto. Sanchez. Ovviamente, guardate un po'. Appoggia al compagno. Che strano, ragazzi, che strano. Grande opportunità. Palla persa. No. No, volevo capire. Pepe non interviene neanche, ragazzi. Pepe non è. Per lui non esiste l'avversario. No, ovviamente. Scherziamo. Ragazzi, FIFA decide per voi i passaggi. Io non so come chiamarlo questo gioco. Guardate, ma che cazzo fai? Un pezzo di merda. E gioca. Evita di fare la testa di cazzo. Xavi. Bravo, dai, continua. Barcellona che manovra in avanti. E non blocca. E non lo blocchi. Lionel Messi. Dai, ma fai schifo. Grande. Özil. A via libera ora. Ovviamente Piqué è veloce quanto. Ottima occasione. Che gol! Cristiano Ronaldo! Tripletta, ragazzi! Tripletta e si recupera! E si recupera! 3-3, ragazzi! 3-3 al Camp Nou! Mamma mia, Real Madrid, che recupero! Ovviamente Coentrao cammina, ragazzi. Coentrao cammina. Supera la marcatura. E me lo supera come niente. Prosegue l'azione d'attacco. Grande! Vai!
No, ragazzi, era per quel coglione di coso, quel coglione di Benzema. Xavi. Dai, ragazzi, continuiamo. Proviamo Luca ancora. Compagno. E il Barcellona si porta in avanti. Ho parlato troppo presto, Dai, ma per fortuna la grande! palla è tornata alla difesa. Modric. Özil. Mamma mia, il francese Riesce il parte. passaggio. Nulla da fare, Ovviamente rimane. Dani Alves più forte fisicamente di Benzema. Ah, io ci credo poco a queste cazzate, ma vabbè. L'arbitro Sanchez. invece ci crede. Benzema. Khedira. La passa al compagno. Grande Il calcio centro di d'angolo, rigore, calcio ragazzi. d'angolo Calcio corto, sempre il d'angolo. Real Qui è Madrid cattivo il attacca Real sotto Madrid. Qui pressione. può fare gol. Sotto pressione riesce a spazzare. Ecco il tiro. No! E il tiro viene bloccato. Sviluppano il gioco. Che gol, ragazzi! Che gol! Peppe! Peppe, che gol, ragazzi! Si ribalta la situazione! 4-3! 4-3 all'86esimo! Il Real Madrid recupera, la remontata è riuscita! E ovviamente la gente mo abbandona. Ovviamente la gente abbandona, ragazzi. Che dire? Ma ne ero certo. Ma ne ero certo. Quindi, ragazzi, che cosa posso dire? Spero che il video vi sia piaciuto, spero che le mie sclerate vi siano piaciute. Io sono riuscito a recuperare una partita che sulla carta sembrava impossibile da recuperare. Da un 3-0 sono passato un 4-3 e l'avversario ha abbandonato. Quindi da Cure 93 è tutto. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace per questa nuova serie se ovviamente l'avete apprezzata. Ci vediamo alla prossima. Ciao, raga!